Questa sera dalle 21 presso il ridotto del Teatro Comunale un concerto live dei Sale Chiodato per ricordare Massimo Gallucci, medico e componente della band. Durante la serata organizzata dall'Associazione Culturale Teatro Immagine con la partecipazione del Rotary Club L'Aquila, dell'Università degli Studi dell'Aquila, di Biper Banca e con il patrocinio del Comune, saranno raccolte anche fondi che andranno alla popolazione di Amatrice con un progetto mirato. Il pittore Angelo Volpe, autore del quadro ispirato dalla canzone Davanti al mare, donerà l'opera alla città. Una bella serata, insomma, per ricordare Massimo Gallucci, professionista, musicista, cantante, indimenticabile. Che è un po' la prosecuzione naturale dell'evento che già a dicembre mettemmo in piedi, sia per il lancio del disco nostro che soprattutto per un discorso che riguarda un quadro che un artista di Livorno, Angelo Volpe, colpito in particolar modo e ispirato da una canzone di Massimo Gallucci che si chiama Davanti al mare, ha creato questo quadro. Questo quadro il pittore ha deciso, bontà sua, di donarlo alla città, a tutta la nostra collettività, e quindi questa sarà l'occasione per ascoltare le sue parole e per poter finalmente acquisire quest'opera. Che originariamente lui aveva pensato di metterla all'asta, poi per una serie di valutazioni su tutta la situazione, ma soprattutto per la contemporaneità, parlo del mese di dicembre, degli eventi drammatici che hanno coinvolto il nostro territorio vicino, quindi mi riferisco ad Amatrice e tutta la zona, si è deciso insieme di devolvere il ricavato della serata e della vendita dei dischi in una sottoscrizione che, grazie anche all'apporto del Rotary, prenderà poi la strada di Amatrice per un progetto finalizzato.